Days like these last with one another, with the feeling pass. Would you find out with me? Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Per me stamattina è mercoledì mattina, sono ormai le 10:30 perché stamattina ho fatto un pochino di cose qua in casa, le solite pulizie, e poi mi sono messa un po' al computer a rispondere a un po' di vostri commenti, che sono tantissimi e sono bellissimi, ma questo ve l'ho già detto nello scorso video e non voglio annoiarvi prolungandomi con questo discorso. In questo video voglio farvi vedere un aspirapolvere senza filo, perché in tantissime spesso mi scrivete che siete interessate a un aspirapolvere tipo Dyson, che però ovviamente costi di meno perché il Dyson ha un prezzo comunque elevato. Quindi io un po' di giorni fa ho girato alcune immagini, che tra poco vi lascerò, su questo aspirapolvere che è della marca Shunzhao, che mi è stato inviato dall'azienda per provarlo. Io ce l'ho da già 2 mesi, lo sto testando da questo periodo, quindi adesso sono pronta a parlarvene. E guardate le immagini, perché secondo me questa qua è veramente una valida alternativa al Dyson. Dopo le immagini vi farò vedere i pezzi e vi parlerò un po' nel dettaglio delle caratteristiche di questo aspirapolvere. Quindi ci vediamo dopo. Pero tu instinto quiere tocar otra piel. No es tu culpa, baby. No es que seas mala, sino que te ha ganado el placer. Yeah, yeah, yeah. A las 12 me llamas. Yeah, yeah. Porque ella quiere placer. Tenerte a mi lado, no es un delito estar obsesionado. Hay pecados que se merecen que se repitan muchas veces. No importa la gana que tenemos, no es seguro. Salen porque salen, baby, es inoportuno. Por eso yo procuro que lo hagamos en lo oscuro, baby. No somos no, nada que ver. Aún así quieres verme. Quieres verme. Que tú eres cuando actúas en la escena. Ven, pórtate bien. Si tú quieres, baby, que me porte mal. Que de cero yo acelero hasta 100 y no freno hasta yo verte volar. No somos nada que ver. Aún así quieres verme. Quieres verme. Yeah. Ya sé lo que tengo que hacer. Comer callado y perderme. Se me llama, yeah, yeah, porque ella quiere placer, yeah. Ella quiere placer, quiere fuego en su cama. Pero tu instinto quiere tocar otra piel. No es tu culpa, baby. No es que seas mala, sino que te ha ganado el placer. A las 12 me llama. Quiere placer. Quiere fuego en su cama.
Allora, io adesso ho posizionato qua tutti i pezzi dell'aspirapolvere da farvi vedere. L'aspirapolvere, ovviamente, io non ho più la scatola perché l'ho tenuta un po', però dopo 2 mesi l'ho buttata. Però vi posso assicurare che è arrivato tutto ben imballato con la spugnetta e tutto sigillato nelle bustine. Adesso vi faccio vedere tutti i pezzi e vi parlo dell'aspirapolvere. Allora, ecco qua tutti i pezzi dell'aspirapolvere che vi arrivano. Come prima cosa c'è il libretto di istruzioni, che ovviamente è anche in lingua italiana. Qui ci sono tutte le caratteristiche tecniche dell'aspirapolvere, ve lo inquadro così potete fare eventualmente lo screen per chi è più, diciamo, forbito di me sull'argomento, e quindi vedere tutte le potenze, i consumi, eccetera, perché su queste cose me ne intendo ben poco. Qui c'è invece il corpo macchina dell'aspirapolvere, quindi il motore con il serbatoio per la polvere. E la potenza di aspirazione di questo aspirapolvere, per chi se ne intende, è di 150 air watt. Devo dire che io come potenza di aspirazione mi sono trovata bene, nonostante ovviamente non sia un tecnico e quindi sui watt me ne intenda ben poco. Come avete visto dalle immagini, ha un sistema anche rivoluzionario per l'apertura del serbatoio della polvere, che adesso vi faccio vedere, perché basta cliccare questo tasto e si apre in automatico il serbatoio e si svuota. Ecco qua, adesso era anche sporco e ho fatto un disastro. E ovviamente poi per richiuderlo basta schiacciare qui, fa clic e l'aspirapolvere è chiuso e pulito. Poi di qua abbiamo la spazzola che serve per aspirare i pavimenti e i tappeti, e la particolarità di questa spazzola, che è anche il punto di forza dell'aspirapolvere, è che ha praticamente queste lame qua, non so se riuscite a vederle, ma penso di sì, che servono a far sì che i capelli non si aggrovigliano alla spazzola. Infatti ho fatto il video precedente proprio dopo aver fatto la doccia per farvi vedere che comunque non c'erano capelli aggrovigliati sulla spazzola, insomma. E come funziona questo sistema? Il sistema per tagliare i capelli parte di tanto in tanto e i capelli che vengono aspirati e che sono sulla spazzola vengono tagliati tramite questa lama e vanno a finire direttamente nel serbatoio che vi ho fatto vedere prima. E quindi questo sistema secondo me è molto valido e funziona veramente bene al momento. Poi vi arriva anche questa spazzolina qua, che serve per spolverare, almeno io la uso per quello, la lancia per raggiungere gli angoli un po' più stretti e i battiscopa, il supporto per l'aspirapolvere con i relativi fissaggi, il tubo da collegare all'aspirapolvere, la batteria e il caricabatteria. Particolarità di questo aspirapolvere è che la batteria può essere rimossa e può essere caricata direttamente con il suo caricabatterie senza dover agganciare per forza l'aspirapolvere, insomma, al muro, che per chi non vuole fare buchi la cosa è molto ma molto comoda. E poi infine c'è questa spazzola qui, che è una spazzola anti-acaro, che serve per aspirare i tessuti. Io lo utilizzo per il divano, per il materasso, eccetera. Quindi è anche super super completo come accessori. Io, come vi dicevo, lo sto testando da 2 mesetti e mi ci trovo veramente bene. A volte lo utilizzo anche al posto del Dyson, perché ultimamente il mio Dyson ha iniziato a darmi problemi di batteria, perché si scarica molto ma molto velocemente. Inoltre questo aspirapolvere, adesso che mi viene in mente, ha anche una durata della batteria alla potenza minima, perché l'aspirapolvere ha 3 potenze, la minima, la media e la massima, di 60 minuti. Io solitamente lo utilizzo alla potenza media e non ho avuto mai problemi di batteria che si scarica. E comunque, come avete visto dalle immagini prima, sull'aspirapolvere c'è uno schermo a LED che vi dà la percentuale residua di batteria, quindi anche questo è molto comodo. Quindi io mi sento di consigliarvelo, perché lo sto testando da diverso tempo e mi ci sto trovando davvero bene. Vi lascio il link del prodotto, tutte le altre informazioni nell'info box, e se me lo mandano eventualmente anche un codice sconto. Nelle clip precedenti avete visto anche me che utilizzavo i prodotti di Eurospin per lavare i capelli quel giorno, e siccome molti di voi mi hanno chiesto delle recensioni, adesso li prendo e ve li faccio vedere e vi dico in breve come mi ci sto trovando. Allora, i prodotti Eurospin, per chi si fosse perso l'altro video, sono questi. Questo qua è lo shampoo Near con olio di argan e camelia per capelli danneggiati. Allora, io non lo utilizzo ad ogni doccia, vado ad alternarlo ad altri shampoo perché secondo me un pochino ingrassa i capelli, però utilizzato, diciamo,
alternandolo ad altri shampoo, secondo me è molto valido perché lascia i capelli lucenti e super super morbidi e anche profumati, perché ha un ottimo profumo. E anche la maschera io la trovo valida e la trovo molto simile a quella della Mil Mil, mi sembra che sia l'altra marca. Ha un buon profumo, districa i capelli e li lascia anche questa morbidi e non grassi. Ovviamente io quando vado ad utilizzare le maschere non vado mai ad utilizzare il balsamo, perché per il mio tipo di capello si appesantisce troppo, quindi diventa grasso e la cosa non mi piace, quindi vado ad utilizzare solo la maschera. Quindi questi prodottini costano poco, perché però secondo me sono di ottima qualità. Dopo tutto il mio pippone, io vado a continuare a fare le mie cose, perché mi è appena suonata la lavatrice che è finita, quindi vado a mettere tutto in asciugatrice e noi ci ragioniamo più tardi. Allora, rieccomi, sono passate diverse ore dalla clip che avete visto prima, perché sono le 2:10. Io mi sono poi messa a sistemare di sopra la carabina armadio, perché avevo sacchetti ovunque di vestiti che mi aveva dato mia sorella di Mattias quando era piccolo, che gli avevo prestato, e anche che mi aveva portato mia cugina. Quindi ho provvisoriamente sistemato il tutto, anche se stavo valutando adesso, visto che gli armadi ormai sono pieni, di trovare una soluzione nella cabina armadio, modificandola un po'. Quindi stasera ne parlo con Jobby, perché avevamo preso ormai 2 anni fa dei ripiani che poi non abbiamo mai montato, e non mi ricordo se non li abbiamo montati perché c'erano dei problemi sui pannelli, sui pannelli in perline che abbiamo nella cabina armadio. Quindi stasera li chiedo e vedo altrimenti se riusciamo a trovare una soluzione per sistemare anche lì, perché ogni volta che mi restituiscono i vestiti per me è un caos. Adesso mi sto facendo un caffettino e quindi questo, quindi stasera vedo con Jobby il da farsi, però per adesso provvisoriamente è sistemato, anche se l'armadio sta veramente letteralmente scoppiando. Ringrazio veramente mia sorella per avermi dato questa cameretta di sotto, perché altrimenti veramente non saprei come fare per mettere i vestiti. Aspettate che faccio il caffè. Allora, vi ho posizionato sopra il contenitore dello zucchero, mi sono fatta il caffettino, adesso lo bevo con voi e faccio 2 chiacchiere con voi. E cosa vi stavo dicendo? Sì, che ho sistemato la cabina armadio, adesso vediamo se con le cose che ho e se non erano state magari montate per problemi, ma perché poi abbiamo dato priorità ad altro, adesso chiedo stasera a Giorgio, riesco a trovare la soluzione, perché ho una marea di cose di Mattias, più tutte le cose della mia nipotina, più tutti i giocattoli, e ovviamente si aggiunge sempre un pezzo, perché oltre a quelli della mia nipotina, poi io dandoli a mia cugina, lei comunque mi restituisce anche le cose magari un po' più nuove che ha comprato lei, e quindi ho qua veramente tipo i vestiti di 3 bambini, però mi dispiace donarli o buttarli, perché comunque in un futuro ci piacerebbe avere un altro figlio, quindi devo per forza tenerli qua. Non voglio portarli in garage, perché comunque il nostro garage è ancora, come si dice, rustico, quindi c'è praticamente la terra, e non voglio che i vestiti si rovinino, e quindi devo tenerli per forza in casa. Però devo trovare una soluzione per metterli a posto e liberare anche l'armadio, perché un domani Mattias quell'armadio lì servirà, e quindi devo studiare qualcosa. E dopo mi sono fatta una bella doccia, perché
a tirar su giù scatole piene di vestiti, pesano ed ero sudata a marcia e puzzavo da morire. E per fare la doccia ho dato i prodotti che vi ho fatto vedere prima, quelli che avevo preso da Eurospin, quindi lo shampoo della Nier, mi sembra che era la marca, e anche la maschera, e questo è il risultato. Non so quanto riuscite a vedere, però a me non dispiace, nel senso che restano belli morbidi e anche belli lucidi. Li ho asciugati col phon e ho dato una piastrata super super veloce perché non avevo voglia di stare lì a tirarmi i capelli. Adesso mi è finita anche un'asciugatrice, quindi vado a svuotarla e poi si è fatta ora di andare a prendere Giambi. Vedo anche se ci sono abbastanza vestiti, stiro, altrimenti li metto nel mio scoop e poi li stiro domani quando avrò altri vestiti di sicuro, perché qua la lavatrice va tutti i giorni. Nulla, io mi bevo sto caffè prima che diventa freddo e noi semmai ci riaggiorniamo nel corso della giornata. Rieccomi, sono passate altre ore, nel frattempo è arrivato Giobby da lavoro e come vi accennavo stamattina, aspettate che accendo la luce, e come vi accennavo stamattina gli ho parlato delle modifiche che volevo fare sul cammino armadio e lui è già operativo, abbiamo già trovato una soluzione e quindi adesso sta prendendo tutti gli attrezzi per poterlo fare. Adesso vi faccio vedere com'è adesso la cabina armadio e vi spiego in breve le modifiche che vogliamo fare con cose che già avevamo. Quindi vi faccio vedere anche l'articolo di Ikea di cui stavo parlando e così dopo vi faccio vedere il tutto finito, perché comunque la cabina armadio è molto buia e molto stretta, quindi non riesco a riprendervi mentre lui fa insomma le cose e quindi vi porto di sopra e vi faccio vedere. Allora, io adesso sono nel bagno del piano di sopra e qualcuno mi ha chiesto dove va questa scala. Nell'home tour non vi avevo fatto vedere la zona, ma vi avevo detto che era comunque la cabina armadio che dovevamo sistemare. Lì c'è Giambi che fa guai. Vuole farvi vedere il vecchio robottino rotto. Sì, però attento che cadi. Dai, scendi. Bellissimo, amore. Allora, ho portato nella sua camera Giambi. Questa è la cabina armadio, il nostro soppalco, diciamo, dove adesso ovviamente c'è la qualunque e si vede ben poco. Sulla parte della scala, adesso c'è Jobby in mezzo, ma lì c'è la scala che lui sta scendendo, c'è questa parete qua. Qui adesso Jobby monterà delle mensole di Ikea, adesso vi inquadro l'articolo, e quindi andremo a fare una parte tutta piena di mensole dove io andrò a spostare alcuni dei vestiti che ho di qua, in modo che insomma libero spazio e risulta tutto un po' più ordinato. E quindi andiamo a sistemare questa zona. È più facile farvelo vedere che spiegarvelo a parole, perché comunque è più complicato. Quindi dopo vi faccio vedere il risultato finale. Allora, le mensole che andiamo a montare si chiamano Algot. Adesso è tutto arrotolato questo qua. Comunque, per farvi capire, sono fatte così. Praticamente hanno un supporto in metallo che va semplicemente avvitato e dei supporti dopo vanno ad appoggiare tutte le mensole. Ovviamente Ikea, oltre alle mensole, propone anche altri accessori. Noi al momento abbiamo preso solo le mensole, quindi ci vediamo dopo col lavoro finito. Allora, rieccomi, sono passate diverse ore perché sono le 21:30, noi abbiamo finito da poco, di cenare e Jobby ha appena portato su Mattias a dormire. E il lavoro di sopra ci ha preso un sacco di tempo, ma non tanto montare le mensole, ma poi io mi sono messa comunque a spostare i vestiti perché non vedevo l'ora di vedere
un po' di ordine, quindi ci ho impiegato tanto. Non abbiamo finito del tutto, però adesso la camera inizia ad avere un senso. Dopo, appena Mattia si addormenta, vi porto su e vi faccio vedere. Io adesso mi vado a mettere il pigiama. Mi lavo, mi metto il pigiama e dopo stasera voglio guardare, perché mi sono appassionata un sacco, a una serie TV che fanno tutti i mercoledì sera su Canale 5, che si chiama Luce dei tuoi occhi, non mi ricordo mai il titolo, con Anna Valle. A me Anna Valle come attrice mi piace un sacco. Quindi adesso mi vado a lavare in pigiamare, appena Giobbi addormenta Mattias, vi porto di sopra, vi faccio vedere il risultato finale, così poi vi saluto e vi do la buonanotte, e così abbiamo passato insomma un'altra giornata in compagnia, e niente, noi ci riaggiorniamo tra un attimo come in pigiama. Allora, eccoci su e vi faccio vedere quello che abbiamo combinato. Allora, qua ci sono, vabbè, le sedie e gli sgabelli che dopo andranno spostati. Come vedete lì ho liberato questo appendino qua. Qua ho sistemato tutte le cose. È un po' difficile farvi vedere, ma comunque ci provo. Qua ci sono altri appendini. E adesso arriva il bello, parte, vabbè, Jobby. Le mensole, adesso cerco di inquadrarvele un po' da lontano se ci riesco. Sono queste qua. Allora, in cima, come vedete, ho messo tutte le borse. Qua, vabbè, c'è un cappellino. Qua ho dei pantaloncini. In questa variera qua ho sistemato le canottiere. Le ho piegate così, tipo Marie Kondo. Nel ripiano, questo qua sotto, ho messo tutti i jeans. Qua sempre col metodo Marie Kondo, in questa cassettina ho piegato i leggings. Di qua ho tutte le maglie a maniche lunghe e sotto invece le maglie a maniche corte, sempre metodo Marie Kondo, nei variera tutti i pantaloncini. Questo mobile qui sotto al momento è vuoto, quindi dopo andrò magari a sistemarmi altre cose. E qua abbiamo ancora gli sgabelli e le sedie, che però dopo vediamo insomma dove mettere. Il mobile che abbiamo messo di qua, allora, come vedete qua nel primo cassetto ci sono tutti i maglioni. Allora, qua invece ho sistemato così. In questi due variere ho messo sciarpe e guanti. Di qua invece ci sono due scatoline, in una ci sono le cinture e nell'altra gli occhiali da sole, e queste scatole invece sono vuote. Questo qua non so se tenerlo di qua o se spostarlo, così verrebbe invece che davanti, diciamo, l'entrata, perché qua ci sono le scale, verrebbe esattamente di fronte, quindi su questa parete qui. Adesso è tutto un work in progress, però insomma, dai, vediamo, vediamo cosa fare. Però per oggi abbiamo fatto, direi, abbastanza. Quindi pian piano anche la cabina armadio sta, diciamo, prendendo forma. Sono super contenta, Giobbe è stato bravissimo stasera, mi ha reso felice. E nulla, io adesso chiudo qua il video, così guardo la serie che vi dicevo prima, Luce dei tuoi occhi, il titolo non mi entra in testa. E nulla, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato anche in questo video magari qualche piccolo spunto. Vi ringrazio come sempre per l'immenso affetto che mi dimostrate, vi mando un bacione, che un nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e lasciare un like se vi è piaciuto. Ciao!